Il mese di maggio è il mese della Madonna e anche nella diocesi veronese è un fiorire di iniziative devozionali verso la Madre di Gesù. Una di queste, forse tra le più antiche, è la processione votiva che da 176 anni si svolge ogni seconda domenica di maggio tra gli olivi della Val di Lasi e della Val Tramigna, in ricordo di un voto fatto dai valligiani alla Madonna di San Colombano. Il pellegrinaggio è sostenuto dal Rosarium Virginus Mariae, secondo la lettera apostolica del compianto Giovanni Paolo II, laddove afferma che il rosario, proprio a partire dall'esperienza di Maria, è una preghiera spiccatamente contemplativa. La devozione verso la Madonna di San Colombano viene da lontano. Nel 1835, l'anno dell'epidemia di colera, le comunità della valle si riunirono in preghiera attorno all'immagine della Madonna del piccolo santuario e l'epidemia cessò. I pellegrini della parrocchia di Lasi di buon mattino in processione si portano dalla Val di Lasi alla Val Tramigna presso il piccolo e antichissimo santuario di San Colombano, immerso nel verde tra i pini e i cipressi secolari. La strada che da Lasi porta in Val Tramigna e al santuario si snoda tra gli olivi, i vigneti e i ciliegi, è di circa 4 chilometri e si immerge in una suggestiva ambientazione che favorisce la meditazione e la contemplazione, contemplazione che viene suggerita anche dai capitelli disseminati lungo il percorso. Dopo circa un'ora e mezza di cammino, i pellegrini giungono nell'antico santuario intitolato al santo monaco irlandese Colombano, che tra il V e il VI secolo fondò monasteri in Francia, Svizzera e in Italia. La piccola chiesa all'interno custodisce una bella immagine della Madonna con bambino, databile 1400-1500, di autore ignoto. Qui, nel piccolo ma caratteristico piazzale della chiesa, a conclusione del pellegrinaggio, i partecipanti, all'ombra dei secolari cipressi, assistono alla Santa Messa celebrata dal parroco della parrocchia di Lasi, Monsignor Luigi Magrinelli.